Presentato oggi a Riva, presso la scuola alberghiera di Barone, il calendario 2017 edito dal Comune di Arco, un'opera tanto attesa dai cittadini. Il tema di quest'anno saranno le ricette per preparare con fantasia alcuni dolci prelibati. Sentiamo di cosa si tratta dalle interviste raccolte. Siamo all'undicesima edizione del calendario del Comune di Arco. Arriviamo purtroppo quest'anno con un pochino di ritardo, ma arriviamo con una sorpresa che crediamo che sia, voglio dire, estremamente gradevole. E, poiché il tema è ancora quello legato ai piatti della tradizione, quest'anno ci siamo concentrati sui dolci attraverso una collaborazione con la scuola alberghiera di Riva del Garda, che ha proposto le ricette, ha sviluppato i piatti che poi sono state la base delle fotografie che ci sono sul calendario e tra l'altro cortesemente li hanno anche predisposti proprio per il momento di inaugurazione, per cui dopo ci sarà anche questo, diciamo, momento dolce e piacevole. Ecco, e ci tengo a ringraziare in maniera molto particolare tutto il personale, i docenti, i ragazzi e il direttore Massimo Malossini, che si sono resi disponibili a darci questa grandissima opportunità che abbiamo colto con grande piacere. Oggi è una giornata importante perché abbiamo avuto l'occasione di poter collaborare col Comune di Arco, il quale, insomma, ci ha, fra virgolette, commissionato, anche se non è una parola corretta, insomma, il loro calendario sulla scorta anche degli anni precedenti. Ci siamo anche volentieri esposti l'anno scorso nel dire perché no, una collaborazione con la scuola sui temi culinari, appunto, della tradizione. È nata l'idea, insomma, di proporre 12 dolci per ogni stagione. I ragazzi sono stati entusiasti evidentemente di accogliere questa sfida che è nelle loro corde, fra virgolette, perciò abbiamo coinvolto le tre classi seconde di gastronomia arte bianca che insieme ai loro professori hanno sviluppato in questi mesi, insomma, delle ricette coordinandosi fra di loro e studiandole e rivisitandole anche un pochettino rispetto alla tradizione precisa, proprio per dare anche un tocco di innovazione e di novità. Perciò effettivamente, insomma, siamo molto contenti, speriamo che sia, come posso dire, l'anno zero per poi riproporre magari anche negli anni futuri altri tipi di iniziative, evidentemente sempre sul tema enogastronomico territoriale, che è il nostro core business, diciamo così. C'è da dire che molte ricette utilizzano appunto ingredienti del territorio. Sì, questo era evidentemente, insomma, un coordinamento che ci siamo tenuti e anche un punto di riferimento perché la nostra zona è ricca di tradizione anche dal punto di vista dolciario, perciò, insomma, abbiamo cercato poi in qualche maniera di mettere insieme i prodotti del territorio legati alla tradizione e con un pizzico di fantasia e rivisitazione dove era possibile senza snaturare, diciamo così, il dolce in sé. Il calendario è sicuramente per noi un'occasione per far conoscere quello che è il nostro territorio. E il tema dell'alimentazione del cibo è un tema sicuramente importante, un tema che sta crescendo e sicuramente adesso sta facendo sempre più parte del nostro mondo. Lo dimostrano anche diverse trasmissioni televisive legate al tema dell'alimentazione e sta diventando sempre più non solo un fattore collaterale che va ad arricchire quella che è l'esperienza del turista, rendendolo così unica e autentica, ma sta diventando sempre più spesso motivazione di vacanza. Motivazione di vacanza, lo dimostrano anche tante località che stanno investendo su iniziative legate al gusto. Anche noi, come Garda Trentino, diciamo, lo scorso mese, insomma, abbiamo investito in un evento legato al gusto che ha avuto un ottimo riscontro. Tra l'altro, evento che ha collaborato anche con la scuola alberghiera. Ed è stato per questo anche il motivo per cui anche noi quest'anno, attraverso il nostro calendario, abbiamo proprio deciso di collaborare appunto con l'istituto alberghiero. Dove si troverà il calendario in distribuzione? Il calendario lo si potrà trovare presso l'URP e presso l'Ufficio Attività Economiche e verrà distribuito anche dai comitati di partecipazione. Cosa ha significato per te realizzare questa ricetta per il calendario? Beh, è stata una cosa emozionante perché alla fine abbiamo preparato delle cose che poi potevano vedere anche gli altri, che veniva messo in luoghi pubblici, quindi è stata la prima volta per me. È stato emozionante. Che ricetta hai presentato? E latte cotto ai fiori di Sambuco, e niente, abbiamo presentato in delle ciotoline con delle decorazioni, c'era una fogliolina con dei mirtilli e dei ribes. Volevo ringraziare la scuola e il comune di Arco perché mi hanno dato la possibilità di mettere in pratica la mia creatività.